Ciao amici, bentornati sul canale. Oggi sono qui per fare un unboxing perché ho comprato anche una bustina di edicola. Come sapete ho già recensito Dotterella, però visto che in edicola c'è questo cataloghino molto carino della Giochi Preziosi, incluso nel prezzo, quindi sempre 4,90, l'ho preso appunto in edicola per cercare di avere anche questo catalogo. All'interno ci sono un po' di storie, inclusa quella appunto delle Glibbis. E poi una cosa molto utile, in fondo troviamo appunto la descrizione dei vari personaggi, di quelli principali, perché gli altri dovremmo trovarli come si chiama, nei packaging che si vendono nei toycentri piuttosto che nei negozi di giocattoli. Mentre questi li trovate anche in edicola. Tipo Dotterella, quello che ho visto l'altra volta. Qua spiega un attimo la storia, il carattere, l'animale, eccetera. Mi sono assicurato ovviamente di non prendere Dotterella perché sennò mi sarebbe dispiaciuto avere un personaggio doppio. Perché non ha le antenne, quindi si sente subito. E vediamo un po' cosa troviamo. Vi saluto anche il mio migliora. Oh. Ah. Quella che mi piaceva meno. Ottimo, no vabbè scherzo, è lei. Mi si chiama Fleila. Colore argento, animale gufo. Ah, un gufo, non sembrava. Gufo. Emblema tre diamanti, simbolo di spiritualità. È curiosa e riflessiva, sempre pronta a sapere di più su qualsiasi argomento. Raramente i suoi ragionamenti sono sbagliati, ma parla così tanto da far scappare o addormentare tutte le sue amiche. Ok, se la apriamo. Perché dovete sapere che nel video precedente che ho fatto su Dotterella mi sono beccato praticamente la Dotterella che non funzionava. Nel senso, adesso proviamo, metto su on e si accende subito. Io questa cosa non la capisco. Ah, ok, giusto allora. Sì. Perché col buio dovrebbe appunto accendersi. Mentre la mia Dotterella, quella precedente, è sempre accesa rimane. Non... Quindi vediamo che ha delle antennine, poi ha le ali da gufo, piumate sembrano. Ok, quindi Fleila è entrata nel team e siamo due. Ok, ci tenevo a fare questa recensione perché appunto, essendo un prodotto edicola, era comunque diverso rispetto a quello da un negozio. Che dire, io ripeto, io le trovo bellissime, quindi ve lo consiglio davvero, anche perché il prezzo è abbordabile. E spero anche che Giochi Preziosi, magari se farà successo, perché no, possa anche magari creare un magazine dedicato alle Glimmis, o magari un cartone animato, un po' come i Gormiti, che sono nati comunque come gioco e poi sono diventati anche una serie di successo, quindi io me lo auguro perché sono carinissime. E ok, allora vi do appuntamento al prossimo video e grazie per averci seguito. Ciao!